Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questa iniziativa che Istoreco organizza per ricordare e pubblicamente l'8 settembre, 8 settembre 1943, eh, che è una data del calendario civile che molto spesso viene eh, dimenticata o comunque non eh, forse abbastanza eh, tenuta in considerazione eh, dalla società. Noi siamo qui oggi per eh, riflettere insieme su questa data così significativa della nostra storia recente. Ehm, e siamo qui io, Chiara Torcianti, Michele Bellelli, collega di Storeco, e Giulia Bagnacani. Perché il taglio che daremo a questo evento è molto particolare. Mm, parleremo della storia con la S maiuscola, e in questo ci aiuterà il nostro Michele, che da ricercatore e archivista eh, traccerà un quadro della situazione l'8 settembre in Italia e a Reggio Emilia, ma poi approfondiremo meglio eh, la questione e d'altro canto abbiamo pensato di dare un, una prospettiva più individuale, più familiare a, questa, a questo evento storico che ha cambiato le sorti della nostra nazione. Attraverso un, un canale di lettura molto particolare, che sono le vicende di una persona, di un uomo, Mario Bagnacani, e che è stato un soldato e poi un Imi, e ma non solo della sua vicenda, vorremmo parlare, ma anche di quella della sua famiglia e di un archivio che eh, Giulia Bagnacani, come erede di questa storia così. Bella a suo modo seppure complessa, ha scelto di eh, rendere pubblico grazie a Estorico e ai suoi eh, archivi. Cominciamo quindi a tracciare il panorama storiografico eh, attorno a questa data dell'8 settembre del 1943. E eh, chiediamo appunto a Michele di eh, fornirci qualche elemento per capire cosa accadde quel giorno 8 settembre in Italia. Grazie Chiara, buongiorno a tutti. Eh, L'8 settembre 1943 è una delle date fondamentali della storia recente italiana e una delle tre date eh, fondanti per quanto riguarda eh, la seconda guerra mondiale nel nostro paese. La prima naturalmente è quella del 10 giugno 1940 quando... In ottemperanza all'alleanza col nazismo, l'Italia fascista dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. E l'altra data, naturalmente, è il 25 aprile del 1945, con la fine della guerra e la liberazione del nostro paese e il ritorno eh, alla democrazia. Nel mezzo c'è l'8 settembre del 1943, che è lo spartiacque eh, della storia del nostro paese per quegli anni così importanti e sanguinosi. Dopo tre anni di guerra combattuta fieramente al fianco dell'alleato nazista, l'Italia cerca in qualche modo di sganciarsi dall'alleanza al fronte, dopo ripetute sconfitte in Russia, in Africa, nei Balcani, sui mari e su tutti gli altri fronti di combattimento. Nell'estate del 1943, a partire dal 10 luglio, per la prima volta la guerra arriva sul suolo italiano con l'invasione alleata della Sicilia e la fine annunciata eh, del regime fascista. Il regime fascista cerca di eh, naturalmente rimanere al potere, viene convocata la famosa riunione del Gran Consiglio del Fascismo il 24-25 luglio del 1943 da Mussolini, dalla quale esce clamorosamente in minoranza il Duce dopo 21 anni di potere ininterrotto. È la scusa che serve al re Vittorio Emanuele III. Per destituire il Duce e nominare un nuovo governo retto dal generale Badoglio, che ha come unico scopo, di fatto, quello di porre fine alla guerra per il nostro paese, ma soprattutto quello di salvare le sorti della dinastia regnante troppo compromessa col fascismo, e quindi il tentativo è quello di sganciare le sorti del fascismo da quelle della Casa Savoia. Si accendono quindi le trattative più o meno segrete con gli alleati. Per arrivare ad una pace separata dalla Germania. Le trattative vanno a buon fine il 3 settembre 1943, quando a Cassibile in Sicilia i rappresentanti ufficiali del governo italiano firmano l'armistizio insieme al generale Eisenhower per gli alleati. L'annuncio dell'armistizio, però, non viene fatto subito, viene ritardato di cinque giorni su richiesta degli alleati che stavano preparando un nuovo sbarco, questa volta nel continente italiano, in Calabria e a Salerno, e sbarco che viene iniziato l'8 settembre del 1943, cogliendo per finta, in realtà di sorpresa, il governo italiano che quindi dice di ritrovarsi impreparato a questo annuncio, come se non avesse già firmato l'armistizio quasi una settimana prima. La sera dell'8 settembre... Più o meno all'ora di cena, gli italiani ascoltano il radiogiornale come si faceva all'epoca e ascoltano il messaggio del generale Badoglio che annuncia la resa incondizionata dell'Italia agli alleati, a tutti gli alleati: inglesi, francesi, americani, canadesi, russi, sudafricani, eccetera, tutti quegli alleati che già allora si chiamavano insieme Nazioni Unite. Il compito per l'esercito cambia totalmente, non sono più alleati della Germania, ma devono cessare qualsiasi operazione militare contro gli alleati e reagire, però, a eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza, che naturalmente significava i tedeschi che erano in forza in Italia, presenti a combattere in Sicilia e anche nel continente e non avevano firmato nessun armistizio. I tedeschi presi di sorpresa una prima volta il 25 luglio dalla caduta di Mussolini reagiscono, no? hanno già preparato un piano di invasione dell'Italia che mettono in atto nel momento stesso in cui viene annunciato l'armistizio. L'intera penisola viene occupata dai tedeschi, da, dal Brennero alla Calabria, la Sicilia era già, era già perduta, l'intero esercito italiano sia in Italia sia nei territori occupati viene disarmato e catturato. Salvo brevi episodi più fortunati di altri, come per esempio in Sicilia o in, Co in Sardegna o in Corsica, altri episodi sono invece molto più famosi e sanguinosi come a Cefalonia, ma la sostanza è che l'intero esercito italiano, centinaia di migliaia di uomini di ogni ordine e grado, viene disarmato e catturato e avviato ai campi di concentramento in Germania per continuare a lavorare. Forzatamente per la guerra della Germania e del nazismo. Con una scusa, eh, i soldati italiani sono sottratti alle protezioni della Convenzione di Ginevra perché vengono dichiarati non prigionieri di guerra, ma i in internati militari italiani. E perché questo sotterfugio? Per considerarli naturalmente non prigionieri di guerra, quindi poterli utilizzare nelle fabbriche di armi, nei campi di concentramento, in tutte quelle occupazioni che la Convenzione di Ginevra in vigore in quel momento vietava ai soldati prigionieri. Inoltre, come sappiamo, subito dopo l'armistizio viene fondata la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana con il ritorno al potere di Mussolini. Quindi i soldati italiani presenti in Germania sono considerati dal punto di vista dei tedeschi non dei nemici prigionieri, ma soldati di uno Stato alleato, cioè la Repubblica Sociale appunto temporaneamente dislocati in Germania per servire gli interessi militari del Reich. È un fenomeno ampio che riguarda tutta l'Italia, non c'è un singolo centro abitato in Italia, dal più grande al più piccolo, che non abbia avuto la sua quota di deportati IMI e anche la sua quota di caduti in Germania. Per darvi un piccolo esempio numerico, si stima che siano stati circa il 10% gli IMI morti durante la prigionia, quindi dai 600.000 catturati a circa 50-60 mila deceduti e il dato più alto, alto in assoluto eh, di mortalità dei prigionieri nei campi di concentramento tedeschi. Naturalmente mettiamo da parte gli ebrei e i sovietici che erano in una categoria assolutamente a loro stante, ma fra gli altri prigionieri delle altre nazioni gli italiani sono quelli che hanno avuto il tasso di mortalità elevato e vedremo che questo sarà valido anche per quanto riguarderà eh, la provincia di reggio emilia per il momento le do un attimo la parola chiara così intanto cominciamo anche a conoscere la storia di mario bagnacani grazie michele per questo panorama così eh, ampio e ben descritto in maniera chiara e trasparente quindi eh, la situazione in cui vengono a trovarsi i soldati italiani è quella che ha descritto in maniera così vivida eh, Michele poco fa. E, mh, prima di approcciare forse la storia di Mario, avviciniamoci a quello che è il contesto reggiano attraverso i luoghi di Reggio in cui queste, eh, queste, questi diciamo, scontri, se mai ci sono stati, poi ce lo dirai, ma soprattutto questi primi momenti di eh, raggruppamento e di. Eh, avviamento o deportazione hanno avuto appunto atto La città di Reggio Emilia è, era ovviamente lontana dai fronti di combattimento non di meno era comunque sede di alcune guarnigioni militari oltre alle normali sedi come polizia e carabinieri c'era una caserma di, di artiglieria una caserma dei bersaglieri ed un aeroporto militare e il classico distretto militare che c'era in ogni capoluogo di provincia in Italia. Sono queste le sedi militari della nostra città, non c'erano truppe combattenti perché il reggimento di bersaglieri o il reggimento di artiglieria erano al fronte, di fatto era una città totalmente indifesa da un punto di vista militare per quello che sarebbe accaduto la notte fra l'8 e il 9 settembre 1943. Circa un mese prima, all'inizio di agosto, cominciano ad arrivare alla Chetichella alcuni soldati tedeschi che prendono eh, posizione in maniera in quel momento assolutamente pacifica nelle frazioni a nord della Via Emilia, eh, Villa Curta, Marmirolo, Masensatico ed altre. Arrivano dal fronte russo, sono redici dalle più sanguinose battaglie del fronte russo, vengono in Italia e a Reggio Emilia <ride> ufficialmente per un periodo di riposo, per avere nuovi rincalzi, nuovi... Eh, nuovi carri armati, nuovi mezzi per combattere, e nel frattempo attendono gli eventi di quello che accadrà. È importante notare che questi soldati tedeschi appartenevano a una divisione di elite dell'esercito tedesco, appartenevano alla divisione corazzata di Waffen-SS Leibstandart Adolf Hitler, cioè guardie del corpo di Adolf Hitler. Già il solo nome di questa divisione fa quasi raggelare il sangue nelle vene. E sono questi i soldati che attaccarono le deboli guarnigioni della nostra città la notte fra l'8 e il 9 settembre del 1943, che si presentano in quella che è la caserma Zucchi, oggi la sede eh, universitaria delle Corriere, oppure alla prefettura, oppure all'aeroporto dove oggi c'è l'arena dei concerti per intenderci. In pochi minuti disarmano completamente le nostre, le nostre truppe, peraltro lasciate senza comando perché il comandante del Presidio militare di Reggio era già fuggito per tempo per mettersi al sicuro, esattamente come in quelle ore stavano facendo ministri generali e sovrani. E quindi di fatto la battaglia termina in pochi minuti. Non di meno ci sono cinque morti fra i soldati italiani delle varie caserme e alcuni feriti. subito la mattina dopo iniziano. I soldati prigionieri ad essere caricati sui treni dalla stazione di Reggio Emilia per partire verso la Germania. Per destinazione ignota in quel momento saranno poi i campi di concentramento sparsi per tutto il Reich. In tutta la provincia reggiana gli Imi sono stati circa 8.000. I caduti sono circa 400, diciamo circa il 5-6 del totale. Quindi vediamo che un tasso di mortalità molto elevato. E il secondo, per quanto riguarda sia a livello reggiano sia a livello nazionale, la deportazione in Germania dei militari è in assoluto la seconda causa di morte. Al primo posto c'è naturalmente il fronte russo, gli altri fronti di combattimento tradizionali, il Nord Africa, Balcani, Francia, eccetera, hanno tutti un tasso di mortalità inferiore rispetto alla prigionia in Germania per i nostri soldati. Alcuni, naturalmente, la maggior parte, per fortuna, ritorneranno a casa alla fine della guerra, molti non vorranno mai raccontare nulla eh, per le sofferenze patite, per la vergogna, forse, che magari hanno provato per essere stati catturati eh, in queste note circostanze, perché non si, magari non si consideravano così importanti una volta tornati a casa e hanno scoperto che c'è stata una resistenza, rastrellamenti, bombardamenti, eh, nuovi eroi, nuovi martiri da ricordare, allora spesso sono stati, eh, si sono imposti da solo il silenzio per molti anni, cosa naturalmente molto ingiusta e anche molto dolorosa per loro e piano piano però solo con, a partire dagli anni 80, anni 90 i primi ex deportati hanno cominciato a raccontare la loro esperienza sia a livello locale sia a livello nazionale. Ne cito uno per tutti: Alessandro Natta, segretario del Partito Comunista dopo la morte di Berlinguer, è stato un IMI negli anni 60-70. Ha scritto un libro di ricordi autobiografici della sua prigionia. E lui, che era un funzionario di primo grado del Partito Comunista, non esattamente l'ultimo arrivato, gli consigliarono di non pubblicarlo, di aspettare, di attendere tempi migliori, perché era una storia, quella degli IMI, che ancora non era il caso di raccontare sì gli addetti ai lavori, sì gli storici, ma il grande pubblico ancora non era pronto per scoprire eh, le avventure e le sofferenze degli IMI. Oggi naturalmente invece tutto questo è caduto. Istoreco raccoglie molto materiale riguardante la deportazione sia degli IMI sia della deportazione civile, e una delle storie che vi raccontiamo oggi è quella di Mario Bagnacani. Grazie Michele. Allora, ehm, giustamente, come diceva Michele, eh, molto spesso questi reduci non avevano nessuna voglia di rivangare il passato, un po' perché, appunto, non si sentivano. Parte di quel movimento di resistenza che aveva reso l'Italia ancora degna di potersi eh, mettere alla prova con la democrazia, in molti casi si sentivano come dire, di eh, in dovere di, dover andare, di, di andare avanti con la loro vita e quindi di lasciare alle spalle un'esperienza a tratti, forse davvero impossibile da raccontare e da trasmettere in tutta la sua ehm, follia. Eh, in altri casi, però, questa, diciamo così, questo pudore nel, nel raccontarsi, nel raccontare, ehm, ha convissuto con la necessità di tenere attorno a sé eh, dei frammenti cartacei, dei frammenti concreti eh, di quel pezzo di vita che, volente o nolente, ha plasmato l'esistenza di questi Giovani ragazzi più delle volte che si sono trovati di punto in bianco a, eh, a vivere una, una situazione eh, che mai si sarebbe probabilmente immaginati di, di dover incontrare sul loro cammino. E quindi c'è un po' questa quasi una contraddizione in termini: non racconto, però forse anche perché forse in un secondo momento qualcuno poi interroghi non me, ma le carte che io ho conservato. Eh, mi tengo da parte un piccolo serbatoio di ricordi che sono incandescenti per la loro eh, durezza, ma sono comunque parte della mia storia. Ecco allora che eh, ci avviciniamo a, alle vicende eh, personali di questo eh, Mario Bagnacani, che era un IMI, che aveva un, una matricola che riportava questi numeri, 2-3. 1704 e chiedo alla regia cortesemente di eh, aprire eh, il PDF che Giulia Bagnacani ha creato con tanto amore e tanta passione e cominciamo a entrare un po' nel vivo di questa storia di eh, Mario, Mario Bagnacani. Intanto Giulia è, è la nipote e, e adesso cerchiamo di capire da lei come, eh, che, per quale motivo eh, come dire, si è avvicinata alle carte di questo nonno così, così speciale. Cominci a raccontarci un po' Giulia? Allora intanto vi volevo ringraziare, ringrazio Storeko, ringrazio in particolare voi Chiara e Michele per l'invito e per eh, l'importanza che avete dato a, a questo lavoro, a questo archivio, quindi grazie. Ehm, come è successo? È successo che io ho trovato questo plico di documenti. Ehm, non si può dire nascosto, comunque ben riposto all'interno di, di un armadio a casa de, dei miei nonni e ho cominciato a sfogliarlo. Io ho una formazione da, da storica, sono di mio molto curiosa, e quindi ho cominciato a, a leggere tutte queste carte. E mi sono resa conto che eh, spiegavano, cominciavano a spiegare una parte della storia di mio nonno e quindi della storia della famiglia che era sempre rimasta per l'appunto nascosta. Mm -hmm. eh, in casa si era sempre saputo, si era sempre detto quest'unica frase, è stato prigioniero in Germania, stop. Non si sapeva altro, non si sapeva dove, non si sapeva tutta la, la, la storia, la trafila proprio perché lui ha transitato per campi diversi, quindi non si sapeva nulla. Io grazie a queste carte sono riuscita un pochino a... A ricostruire tutta la storia da quando è stato catturato dopo l'armistizio alla liberazione perché appunto sono conservate un po tutte queste carte sono conservate le cartoline le lettere che lui ha inviato dal campo alla famiglia le risposte poche forse risposte quelle che sono riuscite ad arrivare della famiglia a lui e anche documenti appunto che ehm, come si può dire che raccontano tutta la, la storia della, della liberazione, quindi il passaporto che gli hanno fatto e i documenti della Croce Rossa e quant'altro quindi è stata proprio una curiosità fondamentalmente mia ma un'esigenza quasi di ricostruzione di un pezzettino di vita familiare e tu ci hai raccontato nel, diciamo, nel, nei momenti di incontro precedenti questo, eh, questo seminario eh, online ci ha raccontato che c'era anche un diario della prigionia che lui scelse di, di, di bruciare prima di un intervento chirurgico che poteva essere forse nella sua testa una dipartita fatale. Una fatale. Sì. E, tu e tua sorella mi, ci raccontavi che eh, più volte avete tentato di eh, andare delicatamente all'assalto del nonno sì. rispetto a questa storia. Sì. Prima lei, poi tu. Eh, prima prima, io prima tu, lei, poi lei, sì. ok. <ride> Vedi, mi ero perso un pezzo. Senza però ottenere esiti particolarmente felici, vero? Sì. Mm, abbiamo a turno più o meno nel, nel periodo delle scuole medie, mm. quando si comincia un po' appunto a studiare la storia contemporanea e ad entrare un po' più nello specifico delle, della seconda guerra mondiale, abbiamo chiesto a turno al nonno di o raccontare a noi personalmente oppure magari a venire proprio in classe, nella scuola, in classe a raccontare questa sua esperienza e non c'è mai stato ovviamente riscontro, no? non è mai voluto venire a parlare, non ha mai voluto neanche raccontare a noi, se non un pochino a mia sorella, era riuscita a farle una breve ehm, intervista registrata su, su audio cassette, quelle che, che oggi non esistono più, eh, cassetta che purtroppo è andata persa, smarrita. E, intervista che però eh, ad un certo punto si è dovuta interrompere perché il nonno eh, ha cominciato a piangere e, e quindi dopo si è fermata lì. E quindi, eh, questa dif difficoltà da parte di, del nonno di condividere pur con i nipoti amatissime questo pezzo di vita ha trovato però un bilanciamento eh, nella parte, diciamo così documentale e archivistica che è appunto stata reperita in maniera come dire, un po' fortunosa se vogliamo sì. eh, in un luogo eh, semi nascosto come d'altro canto deve essere un archivio se no che gusto c'è <ride> e allora eh, come quando e per quale motivo ti è venuta l'idea di, ehm, di raccontare attraverso i documenti una storia, la storia del tuo nonno e, e con quale Criterio, in qualche maniera, hai organizzato questi materiali? Perché di fatto tu hai costruito un archivio? È, è, è stata una cosa relativamente recente, fino a pochi mesi fa. Mia nonna, la moglie di, di, di mio nonno, era ancora in vita e, e lei, a differenza di mio nonno, ha sempre amato molto raccontare eh, di quella che è stata però la, la sua esperienza della, della guerra. Perché della storia del nonno non sapeva nulla, a parte era stato prigioniero in Germania. Quindi lei ha sempre amato molto raccontare. Tant'è che le ho fatto anche qualche intervista filmata <ride> proprio perché non andassero perse questi, questi piccoli frammenti di storia familiare. E mh, siccome appunto a lei piaceva molto eh, raccontare, mh, io ho, ho deciso di utilizzare queste carte che avevo già in realtà eh, trovato da, mm. da qualche tempo. Ho deciso di raccontare la storia del nonno, di cercare di capire mh, come si è svolta questa storia proprio dall'inizio. E, e quindi semplicemente ho iniziato con le cose più, più semplici, quindi ho cercato i documenti, li ho scansionati. E già da subito ho però pensato di sistemarli in ordine cronologico, mm -hmm. quindi non, non li ho trovati già in ordine cronologico, ho deciso io di, di sistemarli in questo modo e di sistemarli eh, misti, non so come dire, cioè ci sono sia le, le lettere scritte da mio nonno, sia le lettere scritte dalla famiglia, mm -hmm. proprio per avere una, una ricostruzione storica di, di come tutta la famiglia ha vissuto questo, questo periodo e da lì pian piano sono emersi dei dettagli ad esempio ho trovato l'indirizzo del, del, del primo campo in cui era stato eh, portato il nonno quindi ho fatto qualche ricerca su questo campo lo Staglager IVB B nel distretto di Lipsia ehm, pian piano ho scoperto che ad un certo punto la situazione degli imi cambia mh, diventano lavoratori eh, formalmente liberi, e in quel momento il nonno è stato portato in un altro campo, e quindi ho fatto anche ricerche su quest'altro campo e sulla fabbrica in cui è andato a lavorare. Durante la liberazione, da nei, alcuni documenti che abbiamo non so, che ho trovato nel, tra queste carte. Eh, viene, si vince che lui è stato alla liberazione era in un altro campo, in un terzo campo ancora, quindi insomma sono riuscita un pochino a, a mettere insieme eh, la storia passando anche da questi piccoli dettagli, insomma come dicevo prima ho una formazione un po' da, da storica e poi comunque da, da parente, da nipote, eh, che amava ovviamente <ride> follemente questo, questo nonno, questi nonni. Eh, Volevo proprio scoprire la storia, quindi capire proprio anche in che ordine si sono svolti i fatti, quando, come. Ed effettivamente il modo in cui ha organizzato le carte eh, Giulia è estremamente funzionale eh, alla ricerca. Si capisce che il suo modo di strutturare questo archivio è dettato dalla voglia di, eh, di dare una scansione appunto, cronologica dei tempi e dei modi. Eh, quello che diciamo come primo come dire eh, prima nota è che Giulia è stata molto brava Giulia e la sua famiglia perché sì ha lavorato sulle carte del nonno però poi ha pensato che queste carte potessero avere una validità anche più ampia che potessero essere utilizzate come uno strumento eh, educativo quindi ah, ah, ha pensato speriamo che abbia riposto bene la sua fiducia di affidarle a Estoreco, che come sapete eh, combina da sempre eh, l'approccio didattico-educativo alla eh, tutela e alla valorizzazione delle fonti, eh, delle fonti storiche, che siano esse documentali, siano esse fonti come eh, eh, le testimonianze, quindi le cosiddette fonti orali. Ecco dunque che eh, proprio l'anno scorso, eh, un anno fa, Giulia è venuta qui e oltre a proporci. Adesso il, lo vedremo un, un po' il PDF che lei ha realizzato con la sua eh, ricerca. Ha accettato la proposta nostra di costituire un archivio digitale dedicato alla sua famiglia. Questa è un'opzione che stiamo proponendo molto alle persone che vengono qui e che hanno magari materiali documentari. Di famiglia che possono essere interessanti per offrire un punto di vista individuale sulla grande storia e noi siamo consapevoli del fatto che molte volte questi documenti queste foto hanno un valore simbolico e affettivo molto molto alto per le persone che l'hanno custodito non solo per quelle che le hanno raccolte e che le consideravano le considerano pezzi di vita ma anche per gli eredi quindi la proposta che facciamo è: mh, noi possiamo digitalizzare queste fonti, creare un archivio digitale che poi sarà nostra cura custodire ed evitare che sia sempre consultabile e tutelato, e però rendiamo poi le carte ai legittimi proprietari ed eredi. Questo è un modo per mantenere sia diciamo l'aspetto più intimo e privato, che quello più generoso e pubblico che questi eredi, questi cittadini decidono di, ehm, diciamo così, di attribuire a queste carte. Ecco dunque che possiamo dare un'occhiata al lavoro che Giulia ha fatto. E chiediamo cortesemente alla regia di, ehm, dare, di andare alla diapositiva numero 15, per favore. Pagina 15, ok. Ehm, questa è, è una delle prime cose che vi mostriamo ed è, come dire, per noi significativa eccola qua, perché è la prima cartolina, questa è una cartolina eh, postale che è riservata alle forze armate, come si può leggere bene dall'intestazione, che il nostro Mario eh, manda a, a casa. Facciamo una premessa che forse non l'abbiamo detto. Quando dove è nato Mario Bagnacani? Ah, sì, così. Sì, 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 facciamo vedere. Sì, parliamo bene tuo nonno, giustamente, se no... Era questo, andiamo adesso per vedere se... Sì, 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 il nonno è nato qui a Reggio, era, viveva a Massensatico e, e aveva vent'anni all'epoca della... Eh. faceva militare, aveva vent'anni all'epoca della cattura e... questo... Poi, poi magari diremo anche un'occhiata al ruolo matricolare intanto, sì, però volentieri. quindi insomma questa è la, è il primo, la prima traccia eh, che infatti eh, Mario eh, da, cerca di dare cerca. alla famiglia. Leggi pure tu. Alla famiglia Bagnacani Arnaldo, Villa con Reggio Emilia, per favore imbucate questo nella parte eh, anteriore della cartolina, nella parte posteriore parto per destinazione ignota. Sto bene, Mario B, 11 settembre 43. Quindi questa è la prima traccia che Mario cerca di far pervenire ai suoi familiari. Eh, noi sappiamo che venne catturato a Trieste sì. il 10 settembre, quindi questo è proprio la, la, il primo tentativo eh, di, di tranquillizzare la sua famiglia. Eh, Chiediamo cortesemente alla regia 23, per favore. 23. Qui ci sono, in realtà questo PDF, questo, questo lavoro è tutto estremamente interessante, quindi abbiamo dovuto fare delle scelte anche dolorose. <ride> mm, per chi di voi ecco, ha visto la locandina, quella era una delle, delle, delle cartoline più, 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 forse più pittoresche, ma anche questa non è, non è male. Non state in pensiero, siamo in mano dei tedeschi. Ciao, a presto. Saluti da chi vi scrive, eh, Milt, immagino che sia Milt, Pirrone Rosetta, salita Grotta 35, 11 settembre 43. Da notare la contraddizione in termini di non state in pensiero, siamo in mano ai tedeschi, che ecco diciamo che forse non è esattamente un modo per rassicurare, consolante. non era consolante però era la realtà dei fatti. Ancora spesso in realtà nelle lettere si, si legge proprio siamo, siamo in mano ai tedeschi, dove ci sono i tedeschi, tutto funziona bene, tutto va bene, quindi diciamo che è stata una linea che hanno dovuto mantenere un po' per tutta la corrispondenza. E 27 per favore? Ecco qua, cosa sono questi, Giulia? Questi sono i cartellini identificativi che venivano fatti all'ingresso del, del soldato, all del LIMI all'interno del campo. Quindi è segnato il, il numero del campo, il numero matricolare che viene assegnato al, al prigioniero, nome e cognome. E in alcuni casi anche il mestiere eh, che sapeva fare. In questo caso ce ne sono due diversi, anche se fanno riferimento allo stesso campo. E in uno spunto è scritto conduttore di macchine agricole, nell'altro tornitore, quindi insomma, probabilmente per eh, sapere come poteva essere impiegato questo prigioniero. Questo prigioniero, 28, anzi 29. Scusaci, grazie, Regia. Ecco, questo invece. Questa è un'immagine di Mario Bagnacani con il numero di matricola, cognome e nome e questa però non è un, una fotografia che appartiene no. al fondo Bagnacani Mario, eh, piuttosto dici tu dove l'hai... Questa l'ho trovata su internet, eh, sul sito di questo lessico biografico Limi dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia. In questo caso appunto sono riuscita a ritrovare anche questa, questa foto che indica un'altra delle formalità che venivano sbrigate diciamo, all'ingresso dei prigionieri nel campo, quindi si faceva il cartellino ma eh, ci voleva anche la, la foto e dalla foto si vede un po' la contraddizione dal volto segnato e insomma un po' un po'... <ride> un po' triste eh, di questo giovane appunto di vent'anni che invece nelle cartoline, nelle lettere che manda a casa dice sempre sto benissimo, va tutto bene, eccetera. Tu va très bien. Eh, 51, per favore. Ecco, queste sono, queste sono invece cartoline che venivano eh, concesse, ai prigionieri, ehm, ai prigionieri di guerra, che come diceva giustamente Michele prima, è una condizione giuridica stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1929, che è quella che eh, tutela, perché questa è stata rinnovata nel 1949, la sorte dei prigionieri di guerra, ovvero dei militari presi da, eh, in mano nemica. E, ehm, e quindi questi erano dei diritti che, quantomeno, veniva. <ride> nonostante la censura ancora concesso al nostro Mario. Perché questa cartolina ti aveva colpito? Ma... Eh, in questa cartolina si parla dei, dei pacchi, eh, dei pacchi che erano concessi ai, agli internati e che venivano mandati dalle, dalle famiglie. Ci sono delle, delle informazioni estremamente precise, il pacco deve essere al massimo di 5 kg, deve essere ben... Eh, chiuso con eh, della tela con eh, de dello spago eh, ci deve essere una sorta di, eh, di cedola davanti mm -hmm. con, con, con scritto che cosa viene che contenuto, contenuto certo. all'interno di questi pacchi, cedola che poi al prigioniero non viene mai consegnata, il pacco viene sempre consegnato aperto quindi in realtà il prigioniero non sapeva cosa effettivamente era stato inviato dalla famiglia e quello che era stato trattenuto diciamo così dai dai soldati, però insomma anche in questi pacchi qualcuno è stato effettivamente ricevuto da, da mio nonno e anche in questo caso insomma, ha scritto a casa che eh, ha mangiato tutto, ha condiviso con eh, i. I compagni delle, della, della baracca in cui era sistemato, e addirittura ci sono dei momenti in cui dice: no, Non ho neanche toccato il, il pacco perché ci danno talmente tanto da mangiare, stiamo talmente Beh, bene che mezzo. non abbiamo, <ride> non ho neanche bisogno del pacco. Comunque, sì, insomma, questa. Eh, è stato proprio per, per questa cosa dei pacchi, io non sapevo che ci fosse questa possibilità da parte delle famiglie di inviare dei, dei viveri e anche dei, eh, dei materiali, si parla anche di, di vestiario ad esempio per affrontare l'inverno, eh, quindi insomma questo, per questo motivo infatti l'ho anche un po' evidenziato. Facciamo notare che l'Italia era in guerra dal 40 e che eh, le persone comuni dovevano per forza avere la tessera per potersi andare. A, 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 come dire, ad alimentare per un minimo e anche soltanto per un pezzo di spago, dovevano avere, eh, diciamo così, questo, seguire le regole del razionamento che erano estremamente rigide. Quindi il fatto che eh, questi prigionieri, continuiamo a chiamare prigionieri di guerra, è vero che sono imi, però di fatto erano prigionieri di guerra non riconosciuti, traditi eh, dal loro stesso Stato. E chiedessero pacchi di 5 kg l'uno che potevano contenere generi sostanziosi duraturi grassi come cioccolato zucchero e li chiedesse giustamente alla famiglia il nostro mario rende il senso anche della come dire della forse dell'irrealtà per certi versi sicuramente le famiglie facevano di tutto per poter mandare eh, generi di prima necessità che rispondessero alle caratteristiche migliori per i loro cari, ma era difficilissimo poter essere ottemperare. In cui letteralmente le famiglie si toglievano il pane di bocca sperando, sperando, perché non avevano la certezza che il pacco arrivasse a destinazione. Esatto, teniamo conto che chi abitava in campagna aveva possibilità di accedere al, al mercato nero e quindi di ottenere qualcosa scambiando però altri generi eh, fondamentali. Ehm, chi viveva in città era sostanzialmente blindato in questo sistema molto più complesso da scardinare e da, da boicottare in qualche modo. Caro 54 per cortesia. Bene, eh, ecco questo, eh, abbiamo sia diciamo così, eh, la fotografia che però abbiamo diciamo così, gli originali. Eh, Cartacei in mano. Giulia, raccontaci cosa sono questi. Questi ho scoperto essere dei Lagergeld, quindi i soldi che venivano eh, utilizzati. Qua abbiamo tra l'altro diverse valute: il nonno non buttava via nulla, assolutamente nulla, quindi sì. abbiamo diverse valute, ci sono quelli che valgono 1, 10, 5, 50, 2, insomma varie valute di questa che era a tutti gli effetti la moneta, la moneta che veniva utilizzata all'interno del campo. scoperto che questi Lagergeld venivano consegnati, eh, diciamo così, all'ingresso dei prigionieri del campo, i quali dovevano consegnare mh, tutti i soldi, i beni, gli averi che avevano eh, con loro in cambio appunto di, questi, di queste banconote che venivano utilizzate, potevano essere utilizzate all'interno del campo. Questo perché in questo modo, in caso di fuga di un, eh, di un prigioniero, eh, questo avesse solo appunto queste banconote che non erano spendibili fuori dal campo. Non avevano Quindi, alcun valore al di fuori del circuito dei prigionieri. Esatto. Quindi insomma, ho scoperto: questa è stata una cosa che mi ha colpito molto perché quando le ho viste la prima volta che ero po' più piccola di oggi, mm -hmm. ho proprio pensato, ma guarda, sembrano delle banconote del monopoli. De monopoli sì. <ride> Avevano sì, proprio no? questa, questa, anche perché insomma con questi colori azzurrino, verde, giallo, rosa, insomma, mi sembravano proprio delle banconote del monopoli, invece ho scoperto essere insomma, qualcosa di decisamente altro. Decisamente altro. Ehm, il titolo di questo evento richiama Carte di famiglia resistenti. Quindi, sicuramente c'è la storia di Mario, Mario. in primo piano, ma eh, il nostro titolo allude a, una, a un contesto ben più articolato e interessante. Non che la storia di Mario non sia, ehm, da un certo punto di vista, sempre esemplare e straordinaria, ma è forse ancora più, eh, come dire, quantomeno curioso, ehm, notare la vita che fecero i suoi familiari e quelli della futura moglie a casa <ride> mentre, ehm, mentre Mario cercava di sopravvivere eh, alla sua durissima esperienza di Imi. 135, per favore. E poi con questo ci lanciamo nell'ultima sì. nell <ride> parte. Allora, Bagnacani Mario a Ferretti Aldo. E già questo per noi è stato molto indicativo. Ferretti Aldo, dillo tu, Michele, chi era? Nome di battaglia Toscanino, era uno dei comandanti dei Gapo e della provincia di Reggio. E già questo ci mette un po' in allerta rispetto al, <ride> all'orientamento <ride> e al tipo di impegno che Arnaldo Bagnacani, sua moglie Firmina Bertolini, il fratello Renzo. Piccolo, ma estremamente determinato, ebbero in quei 20 mesi eh, di sofferenza e di, e di lotta per la libertà. Quindi Bagnacani scrive a Ferretti Aldo e eh, siamo il 9 ottobre del 1944. Cosa, cosa dice a, a suo cugino? Cugino, sì. Eh, in realtà qui siamo ormai verso la fine della corrispondenza conservata. e mh, in queste lettere, in queste cartoline, diciamo, il nonno si è spinto un pochino oltre, tra virgolette, ci cioè, ha potuto raccontare forse qualcosa di più, forse queste cartoline erano meno soggette alla censura di non quel, che non quelle dei primi, dei primi tempi, quelle iniziali. E, e qui insomma mi ha colpito un po' anche la descrizione che lui fa dei suoi compagni di prigionia. Qui ad esempio avevo evidenziato... Eh, questa frase finale, poverini, sono troppo magri, un soffio e passo oltre, cioè non, non mi soffermo in qualche modo, anche qui c'è una sorta di, di pudore, di, non so, dove non, non voleva comunque addentrarsi troppo nel racconto di questa, di questa situazione. E invece, nella, eh, nella seconda parte, la cosa che mi ha un po'. È colpito è il fatto che lui dice non diverrò maestro. Lui il nonno molto spesso durante la corrispondenza, riferendosi a suo fratello Renzo e anche a un altro cuginetto che si chiamava Bruno, si raccomandava sempre con i genitori che loro studiassero, che non perdessero mai eh, giorni di scuola, perché studiare era molto importante, sapere era molto importante, anche perché se no si sarebbe fatto una brutta figura, <ride> diciamo, in, in società. Quindi il fatto non diverrò mai maestro mi ha fatto capire che probabilmente questa era la, la, la vera intenzione del nonno in un'altra vita, in un'altra vita perché purtroppo poi lui ha fatto la, eh, aveva la quinta elementare quindi quando è andato è stato catturato e quando era prigioniero. Eh, però poi dopo ha avuto modo, diciamo, di, di riscattarsi. Dopo la, dopo la guerra ha preso un diploma da infermiere e dopo ha lavorato come infermiere in Croce Verde. Quindi, insomma, non è diventato maestro, ma ha comunque messo a disposizione delle, del prossimo, diciamo così, le sue, le sue abilità, le sue potenzialità. Grazie, Giulia. Allora, a, a questo voi. punto. Avete capito che è una storia come tutte le storie che andiamo a, ad accogliere e a, a collocare in dimensione pubblica, che ha con sé dei tratti molto simili con altre storie, ma al tempo stesso dei tratti unici, inconfondibili, perché ogni essere umano ha il suo, ha il suo percorso quindi, e ogni famiglia pure ha il suo percorso. Prima di arrivare alla famiglia, questo vi teniamo un po' in suspense, perché questa è la cosa fondamentale, tenere un po' la suspense alta, eh, diamo un'occhiata invece a alcuni documenti che abbiamo scansionato e che costituiscono di fatto l'archivio digitale Famiglia Bagnacani, perché così si chiama ufficialmente questo, questo archivio, mh, che può essere consultato qui da noi in loco per appuntamento ovviamente, e che può eh, sicuramente... Eh, essere per i cittadini diciamo così senza particolari ehm, in interessi specifici un modo per avvicinarsi alla storia da un punto di vista davvero individuale e umano per i ricercatori anche giovani può essere un buon punto di partenza perché le biografie raccontano molto della storia, eh, dei fenomeni storici e dei processi storici eh, guardiamo per favore che per cortesia cara regia ehm, documento eh, primo quello che deve essere una cartolina mi pare anzi no una lettera scusate eh, che è estremamente eh, come dire interessante è una di quelle che Giulia conosce benissimo e che ha eh, sviscerato più volte ma qui c'è un elemento in particolare che, eh, che ci ha colpiti dal riferimento a due suoi compagni di a questo punto eh, deportazione e di eh, quindi beh, pro prolungata nel tempo che eh, erano eh, stati presi insieme a lui, quindi in buona sostanza come abbiamo già notato eh, c'era sempre questo tentativo di fornire informazioni su di sé, ma anche sui compagni di disventura. In particolare possiamo dire i nomi, no? Francesco Cocconcelli, classe 121, quindi di poco più grande del tuo nonno mm. e, e Iori Amos del 23. E, e quindi mh, ah, sono due eh, nomi che ri, diciamo, ricorreranno spesso nella storia del nonno, e, e, e i loro eh, fogli matricolari, lo possiamo dire, sono presenti sulla nostra piattaforma eh, diciamo così archivistica che si chiama Albi della Memoria, che è un, eh, veramente una piattaforma dinamica che consente che ci ha consentito di. Eh, rendere fruibili online i dati, le informazioni contenute nei nostri archivi. Eh, questi fogli matricolari non sono altro che le, le, le carriere, diciamo così, dei militari, eh, dei giovani reggiani che dovettero passare per la leva Obbligatoria e questa parte di progetto avviene grazie alla collaborazione con l'Archivio di Stato di, di Modena che, che ringraziamo per la disponibilità che sempre ci ha, ci ha riservato per questa nostra folle idea di rendere veramente pubblici ehm, e amati gli archivi che non sono mai di una persona o di un gruppo ma sono veramente della collettività. Eh, Proviamo ad andare al, ai documenti di Maria Bagnacani, grazie. Eh, Così ci facciamo un po' un'idea dell'iter che poi dovete, dovete affrontare il nostro Mario quando, quando rientrò. Non era automatico, poi magari ci spiegherà meglio Michele. Mh, non era sufficiente dire ho passato due anni di prigionia in Germania eh, per essere riconosciuto anche da un punto di vista giuridico e, se vogliamo, pensionistico eh, come passibile, di, eh, anzi portatore di alcuni diritti. Cosa doveva succedere, Michi? I prigionieri sopravvissuti e piano piano rientravano in Italia, senza fretta, perché dobbiamo tener conto di un fattore che oggi dal nostro punto di vista tendiamo a sottovalutare, ma che all'epoca aveva la sua importanza. Per tre anni noi abbiamo fatto la guerra a fianco della Germania e contro tutte le altre nazioni. Al momento di ripatriare i prigionieri, noi eravamo gli ultimi della fila, prima tutti gli altri, francesi, belgi, cecoslovacchi, norvegesi, eh, gente che magari è stata catturata, polacchi nel 39, nel 40, ha fatto 4, 5, 6 anni di prigionia rispetto ai uno e mezzo circa eh, dei nostri IMI e quindi avevano la precedenza. Noi per di più eravamo anche ex nemici e quindi i nostri IMI sono stati gli ultimi a rientrare eh, nelle loro case. Fra l'altro con viaggi assolutamente impegnativi. Immaginiamo una persona finita in un posto che oggi, magari, è in Polonia o in Lituania o in Romania, a attraversare tutta l'Europa eh, con le strade distrutte, le ferrovie distrutte, niente locomotive, eh, poche corriere, pochi passaggi, mesi e mesi e mesi per poter ritornare a casa. I nostri emi fondamentalmente cominciano a rientrare in Italia che è la fine dell'estate del 1945 del e andranno avanti anche per, per molti mesi il loro, il loro rientro. Il rientro aveva una parte uguale per tutti. Ricordiamo che non erano civili ma erano militari, ufficialmente ancora in servizio effettivo. Questo significava che non potevano semplicemente prendersi su una volta attraversato la frontiera col Brennero e tornare a Massenzatico o in qualunque altro posto uh, provenissero. Dovevano prima essere radunati in centri appositi di raccolta fatti da, dall'esercito delle autorità italiane e per intanto anche un primo semplice conteggio di quanti erano, per avere intanto una prima idea di quanti fossero quelli che rientravano e naturalmente anche quelli che non rientravano. Ogni singolo soldato di ogni ordine e grado veniva quindi prima interrogato prima di essere congedato, interrogato per conoscere sostanzialmente due cose. Le circostanze della cattura, luogo, data, eh, ha combattuto, non ha combattuto, era con altri, era da solo. E poi eh, luoghi, date, nomi della sua prigionia, soprattutto per conoscere la sorte di quelli che non tornavano, i caduti. Eh, perché naturalmente bisognava fare eh, un conteggio dei caduti, bisognava avvisare le famiglie, bisognava fare... In modo che tutte le autorità del caso, comunali, militari, governative, eccetera, fossero informate degli eventuali decessi per cominciare a fare eh, chiarezza su questo fenomeno della deportazione dei militari. Dopo di ciò, i militari venivano quasi sempre congedati in maniera definitiva e rimandati a casa. Ci sono stati casi di chi non è stato congedato, ma questi sono sostanzialmente eccezioni, oppure per esempio erano ufficiali di carriera che naturalmente piano piano hanno ripreso la loro carriera di ufficiali, ma mh, lo standard, il soldato di Leva catturato l'8 settembre del 1943 dopo questo ITER che comunque durava mesi dal, dalla liberazione del suo campo di prigionia all'arrivo in un centro di raccolta per prigionieri in Italia, passavano mesi, dopo veniva congedato e rimandato a casa. Per i reggiani il centro di raccolta più utilizzato era quello di Verona, per quasi tutti il passaggio obbligato al Brennero, poi a seconda della destinazione per noi il centro di raccolta a Verona dove i prigionieri, gli ex prigionieri venivano interrogati, mandati in ospedale perché spesso tornavano a casa in condizioni sanitarie pessime, quindi chi era in grado di tornare a casa da solo bene altri invece hanno dovuto ancora prolungare di più il loro, la loro lontananza da casa per subire inevitabilmente settimane o mesi di cure negli ospedali per riprendersi un minimo di, di forza fisica e anche psicologica per poter affrontare infine il rientro a casa. Chi veniva a casa, eh, quei fortunati, tornavano alle loro famiglie e scoprivano che il loro mondo era sostanzialmente cambiato completamente e per sempre. Scoprivano che c'è stata una resistenza Scoprirono che magari un parente, un fratello, un cugino, un vicino di casa era morto in un rastrellamento o in un bombardamento o era disperso in Russia o chissà dove, e piano piano uh, provavano, non tutti ce l'hanno fatta, provavano a riprendere in mano le loro vite e a ricominciare una vita pacifica. Grazie, Michele. Allora, visto che abbiamo parlato di tornare alla vita, tornare alla famiglia la famiglia in cui torna Mario è una famiglia molto particolare. E quindi chiederei alla regia di andare al documento 11, che così chiudiamo in bellezza raccontando eh, in, da chi fu accolto, da chi era atteso, stato atteso da tanti mesi, supportato, eh, il nostro, ormai nostro, perché diventa anche <ride> per noi parte del nostro panorama... Ehm, Cognitivo, oltre che storico ed emotivo, ecco, questo è un documento che vedete che ha come intestazione Ufficio Stralcio Provinciale Brigate Garibaldi. E... A me risulta 11 Corriere 112. Corriere 112? Devi girarlo Provi un po', beh, comunque ve lo racconto, intanto che su proposta dell'ex comando della 37 brigata Gap l'ufficio stralcio delle Brigate Garibaldi conferisce il presente attestato di benemerenza alla famiglia Bagnacani Arnaldo, residente a Villa Massensatico, Reggio Emilia. Per la seguente motivazione, poi vedremo meglio altri protagonisti perché è giusto chiudere anche con loro, altrimenti non si spiega perché l'archivio è intitolato la famiglia Bagnacani. Durante i 20 mesi di lotta per la cacciata dell'invasore tedesco e l'abbattimento del fascismo oppressore, Fu di esempio alla popolazione, ospitando ed aiutando con eroica generosità ed alto senso di patriottismo i gloriosi combattenti della libertà operanti nelle formazioni della pianura. Sin dall'8 settembre 1943, la sua casa fu sempre sicuro asilo per i patrioti, e quando più feroce si fece l'ode fascista, quando le inumane e reiterate rappresaglie degli invasori e traditori seminarono il terrore nelle nostre desolate pianure, Ogni partigiano e ogni reparto poterono sempre, giorno e notte, battere alla sua porta, certi di trovare di che sfamarsi, risposarsi e ritemprarsi per i nuovi cimenti. Esempio disinteressato, modesto e luminoso, di amor patrio e di spirito di sacrificio. Pianura Reggiana, generica, settembre 43, aprile 45, per l'ufficio Stralcio, Pattaccini Fausto Sintoni, che anche questo è un nome che... Importante. dice molto, certo, esatto della resistenza, della resistenza reggiana ecco allora che da chi tornò a casa e qui chiederei alla regia di aprire il, la cartella Bagnacani eh, a casa ad aspettarlo c'è il papà Arnaldo la mamma Fermina eh, Fermina Bedou, Bertolini, Bertolini <ride> con la sorella Delma che era poi quella che riceveva le lettere da parte di, esatto. m, di, eh, di Mario e il fratello Renzo, che ha del 29 quindi fate un po' i conti, aveva 14-15 anni, ma che risulta comunque essere, vediamo dal questi sono i cartellini eh, ampi: i primi cartellini che vennero, diciamo così, realizzati eh, con un cartoncino di riciclo estremamente diciamo grezzo, ma, ma resistente appunto. <ride> e, e Se guardiamo un attimo Bagnacani, Renzo è proprio un, è un bambino e è di fatto. Eh, forse anche per, per evitare che, che si creasse e creasse involontariamente anche gli altri dei danni eh, venne eh, arruolato come dattilografo e quindi mentre eh, Mario era a resistere in Germania i suoi genitori accoglievano, sfamavano e ritempravano eh, i sappisti, i gappisti di pianura e, e anche Renzo faceva la sua, la sua parte vi facciamo notare che c'è anche la eh, C'è anche il cartino partigiano di, eh, di Mario e non è un caso, perché di fatto lui fu un resistente. Eh, mi insegna Michele che ogni, ogni forza sottratta al, al nemico, no? ogni forza che si oppone al nemico, pure con questa eh, apparente resistenza passiva che è quella del prigioniero, che però si rifiuta di combattere no? dalla parte della Repubblica Sociale, è comunque una forma di resistenza essenziale. Il libro di cui vi dicevo prima di Alessandro Natta, quell'autobiografico autobiografico sui, sulla sua esperienza di deportato, non a caso si intitolava La resistenza silenziosa, senza le armi, non in Appennino, non in Italia, a combattere silenziosa perché erano prigionieri, fecero quello che possono. A tutti gli IMI venne fatta la richiesta da parte delle autorità tedesche e della Repubblica di Salò di aderire. Alla Germania o alla Repubblica di Solone, e tornare in Italia continuando a combattere per il nazismo e per il fascismo. Il 90% dei prigionieri, pur nelle loro gravi condizioni, rifiutò questa scelta, scegliendo di rimanere silenziosamente passivi per opporsi al nazismo e al fascismo. E tra questi c'era appunto anche Mario Bagnacani, che viene definito nel suo cartellino partigiano ottimo elemento di sentimenti anti antifascisti la penultima cosa è però tenere conto che anche i Bedogni non erano da meno, quindi la, <ride> la famiglia della futura <coughs> sposa Maria, sì, di Mario eh, era anch'essa una famiglia di esistenti, quindi di papà Carlo eh, ebbe eh, Gianna o Giannina, sì. Alfeo, Elde e Noemi, perché poi c'erano più piccola, che però insomma era troppo, eh, troppo piccola, eh, per, esatto. per poi, insomma, non era Renzo, quindi no, non, non era, era questa, era, piccola era molto piccola. Mia. E, e addirittura anche la moglie Predieri Vera, che era di Casina, quindi era appenninica, diede una mano e fu anche lei riconosciuta come sappista. Quindi, due, due famiglie che si sono poi eh, unite per generare eh, futuro, sì. eh, che hanno avuto come eh, diciamo così, frutto meraviglioso Giulia, ma che ha come, come <ride> ultimo no? eh, diciamo così, dono. La bimba eh, di Giulia che oggi non è qui eh, perché avrebbe monopolizzato l'attenzione e che si chiama Rebecca quindi sì. lei è l'ultima diciamo così per adesso l'ultima discendente di questa, credo, di, sì. di questa di questa storia così, così bella e così e così colma di, di sofferenza e di resistenza. Io chiuderei con l'immagine però visto che eh, abbiamo visto abbiamo guardato negli occhi ehm, Mario diciamo prostrato dopo la prigionia, sì. con un cartello in mano. Eh, proviamo invece a vederlo eh, in alcune foto, sono tre foto, in particolare 5 e 6. una foto di, eh, di famiglia e due foto in cui è ancora, come dire, giovane militare di leva, che eh, Ignaro affronta quello che era un iter obbligatorio per tutti i maschi del regno, per dirlo in una maniera quasi quasi da favola, ma che purtroppo di favolistico e di fiabesco a ben poco. Quindi eh, la foto numero 5 è una foto di, di famiglia. Giulia, qui in basso, eh, in ginocchio, eh, c'è sua mamma, eh, Fermina Bertolini, e qui in alto invece la sorella, Adelma Bertolini, e quello che la abbraccia è... Il suo marito che si chiamava Mario, Mario Festosi. Gli altri purtroppo non sono riuscita a, a identificarli, però insomma, probabilmente era una cartolina, invia una foto inviata eh, al nonno, comunque che ha ricevuto appena rientrato, per avere tutti i familiari vicini. Vicini. Invece, quella successiva è un terzetto di giovani non molto entusiasti di indossare no. la divisa <ride> grigio-verde e, e Mario è il primo sulla, sulla sinistra, sì. vero? Da notare quello al centro che ha, sta tenendo Come in bocca una, una pipa, <ride> uh, sì, no, pare sì, pare una pipa forse, cos'è? Può essere, comunque insomma questo veramente è un po' più l'aria uh, o sono occhiali? No. No, una pipa, no, una pipa, una, una pipa, pipa, una pipa, Vabbè, giusto sì, mi si dava sì. un tono, <ride> E invece il terzo... Eh, più, come dire, più compunto, e l'ultima foto con cui vi lasciamo invece è eh, di Mario, eh, un po' più serio, mm. eh, in figura solitaria, eh, quasi solitaria perché c'è un'altra un, un po' più sfumata alla sua, alla sua sinistra. Che guarda l'obiettivo, in piena luce diremmo noi. Sì. E allora, eh, con questa immagine di, di Mario, io ringrazio Giulia per la disponibilità, per la, la fiducia che ci ha. Che, ci ha, che ha riposto nel nostro operato, per il lavoro che ha, che ha svolto, ovviamente Michele, per la sua competenza, per la sua capacità di raccontare eh, in maniera lineare e coinvolgente una storia così complessa. E ringraziamo tutti voi e tutte voi per averci ascoltato questo 8 settembre, che anche se non è una festa, una festività riconosciuta del calendario civile, nel senso che non, non è una data... Che viene sancita da una particolare ritualità. Ecco, per noi invece eh, resta un giorno da ricordare, e questo in fondo per noi è un piccolo rito che forse non coinvolgerà molti, ma che sappiamo ha la sua importanza, non fosse altro che per le storie di Mario e tutti quelli come lui che hanno resistito. Quindi, in avvicinamento all'ottantesimo della liberazione, buon 8 settembre. Grazie, e alla prossima. Thank <laughs> you.